C'è un mondo intero che combatte quotidianamente con dignità e coraggio contro un mostro da più di 8.000 facce. Tante infatti sono le malattie rare conosciute, il più delle quali incurabili anche per la bassa incidenza in percentuale. Tuttavia si possono gestire su due piani distinti, quello della scienza, provando a migliorare la qualità della vita sotto il profilo organico, e quello in ambito sociale, cercando di alleggerire il peso che non solo i pazienti, ma tutti coloro che sono al loro fianco, i familiari in primis, devono portare addosso. La giornata mondiale delle malattie rare ha dunque lo scopo di mettere in risalto proprio questo aspetto, e la Dricesta, l'associazione che per prima in Abruzzo si è adoperata insieme al dottor Giuliano Lombardi per istituire uno sportello già attivo dal 2013, divenuto in breve tempo regionale, ha voluto organizzare una giornata di confronto e di conoscenza alla Sala Tinozzi della provincia di Pescara. Del 2013, il 26 giugno per l'esattezza, noi abbiamo inaugurato lo sportello malattie rare coordinato dalla Dricesta e chiaramente sotto con la guida del dottor Lombardi, che ha veramente desiderato, voluto con grande determinazione aprire questo sportello, che da uno sportello dell'ASL è diventato poi di riferimento regionale, e devo dire che ha avuto sicuramente un esito positivo anche l'evolversi di tutti i pazienti che si sono potuti rivolgere a uno sportello che poi coordinava anche e ha cominciato a coordinare anche per tutti i pazienti dell'Abruzzo, per mettere in relazione con gli altri enti, gli altri ospedali dove potevano avere le cure adeguate. Noi abbiamo rilevato che ci sono più di 500 pazienti in così pochi anni, e i numeri dovranno aumentare da come perlomeno le statistiche ci indicano, e siamo stati felicissimi quando ho scoperto l'anno scorso della giornata mondiale, che in effetti poi non è mai stata fatta un'iniziativa per la giornata mondiale delle malattie rare. Abbiamo preso in mano la situazione e abbiamo voluto creare questa giornata, che è un incontro tra le istituzioni, non è un convegno scientifico, non è altro che un incontro fra i pazienti, i genitori dei pazienti più piccolini e le istituzioni, per far conoscere le istituzioni che oggi è la giornata mondiale delle malattie rare, perché poche persone lo sanno, non sanno comunque che ci sono delle criticità anche per quanto riguarda la legislazione, per quanto riguarda le giornate di ferie che alle volte i genitori devono prendere piuttosto che i permessi. Quindi tante cose dovranno essere fatte, trovare anche delle maglie nella legge 104 che possa garantire a questi genitori di assistere i propri figli, ma anche ai ragazzi di 18-20 anni che vanno all'università di poter assentarsi nel caso in cui ci siano delle emergenze riguardo alle loro patologie. Ma oggi quello che vogliamo fare è un regalo a tutti i bambini soprattutto che frequentano questo sportello, e quindi abbiamo voluto con tutti i volontari della Dricesta colorare di rosa e di blu, che sono i colori della giornata mondiale delle malattie rare, questa bellissima struttura, e ringrazio il presidente della provincia, il dottor Zaffiri, ma abbiamo voluto anche creare una zona ludica e di animazione, quindi ci saranno tanti personaggi dei cartoon più amati dai bambini, ci saranno i ragazzi della Will Clown, sempre vicini alla nostra associazione, perché anche loro condividono i principi del volontariato puro che condividiamo noi. La coordinatrice dello sportello, Silvia Di Michele, ha convocato decine di medici che si occupano di determinate patologie sparse su tutto il territorio regionale. Dall'altra parte le istituzioni, a partire dal prefetto Gerardina Basilicata. Bello vedere questo palazzo animarsi in questo modo, no? Assolutamente, è un pomeriggio fantastico. Oggi si avverte la primavera nell'aria, e la presenza di questi bambini, questi colori, la musica, i genitori, ci dà il senso della solidarietà e della vicinanza a persone che quotidianamente devono affrontare dei problemi non indifferenti. Ecco, questa relazione tra tutti coloro che insomma hanno a che fare all'interno del proprio nucleo familiare con le malattie rare e le istituzioni è sempre importante, questo? Assolutamente, è il messaggio che oggi intendiamo dare a queste famiglie. Nel nostro piccolo, perché non abbiamo competenze specifiche, ma se possiamo essere da portavoce dei loro bisogni, siamo qui a loro disposizione. Questo è il messaggio che oggi intendo dare. Armando Mancini, direttore generale dell'ASL di Pescara, l'importanza dello sportello per le malattie rare in un contesto sociale dove c'è bisogno di relazione in qualche modo. Sì, si dice abitualmente che chi è colpito da una malattia rara è doppiamente svantaggiato.
In primis perché le malattie rare di solito sono serie, severe, e secondo motivo perché sono poco conosciute, poco studiate e quindi difficilmente diagnosticabili. Ecco, questo sportello, assieme a tutta l'attività che la Regione e la ASL di Pescara stanno facendo, serve proprio ad ovviare a questo, a fornire alle persone e soprattutto ai familiari tutte le indicazioni necessarie per potersi districare in un mondo che spesso è complesso e difficile. Nato nel 2013, in poco tempo è diventato regionale, questo a testimonianza di quanta necessità c'è di un supporto del genere. Certo, c'è necessità. Pescara, la ASL di Pescara è capofila, è capofila per la regione per le malattie rare. Questo è un grande impegno e che si è tradotto anche nell'aver voluto sviluppare proprio nella pediatria di Pescara il primo centro di terapia semi-intensiva per le malattie neuromuscolari del bambino. Tra le istituzioni presente anche l'INPS con la dirigente Giuseppina Dintino, che ha illustrato le varie misure a sostegno non solo di chi è affetto da una malattia rara, ma anche dei familiari costretti a conciliare nei migliori dei casi i loro impegni con il lavoro e quelli nella dura gestione del quotidiano. Tra gli invitati anche il presidente del Tribunale di Pescara Angelo Mariano Bozza e la Regione rappresentata dal neoconsigliere regionale Guirino Testa, ma anche il Kiwanis Club di Pescara, oltre alla straordinaria partecipazione del cantante Antonello Angiolillo. Quando Carla chiama io vado da Pescara, che è un posto dove se ne fanno tante di iniziative, a Roma, a Piacenza, insomma un po' tutta Italia. È sempre bello partecipare quando possibile a queste iniziative. Io ieri sera ero in scena a Milano, sono corso, oggi sono arrivato praticamente adesso, e è un'amicizia che va avanti da tanto, ci conosciamo da un po' e abbiamo avuto vicende comuni che ci hanno insomma abbastanza avvicinato, per cui ti ripeto, è sempre bello partecipare a queste iniziative, se ne dovrebbero fare più spesso, curate in modo che vada bene per tutti ovviamente alla fine, perché insomma è giusto che chi ha bisogno riceva aiuto, è giusto che chi dà aiuto gioisca di questo gesto, quindi insomma son cose sempre belle. Nel mezzo le tante famiglie costrette a fare i conti con queste malattie e i loro figli accolti con il sorriso dei volontari della Will Clown e i personaggi dei cartoni. Oggi è una giornata speciale perché appunto si celebrano i bambini con le malattie rare, quindi noi siamo sempre presenti come volontari, ci tengo a sottolinearlo, in vari reparti dell'ospedale di Pescara, e quindi oggi chiamati qui dalla DRICES e da Carla Panzino chiaramente ci siamo per stare vicino ai bambini, per portare un po' di gioia, di allegria, di colore, i colori della giornata che sono il rosa e l'azzurro, e per cercare di poter sostenere queste iniziative sempre, perché questo è il nostro compito, quello di stare vicino alle persone che hanno bisogno e insieme, perché anche loro hanno un potenziale e sono una grande risorsa per noi e per tutti quanti, quindi insieme lavorare per combattere e riuscire ad ottenere una vita migliore per tutti. Fervono i preparativi qui vicino alla sala consigliare della provincia di Pescara con i ragazzi di Prosciutteria Firenze che stanno preparando appunto gli aperitivi. Siamo con Gianmarco, oggi sarà una giornata pesante. Sicuramente pesante, conosci bene chi è la presidente della Tricesta e come sia vulcanica in tutto quello che fa. Comunque noi ci siamo, questo è il secondo esperimento che facciamo insieme come collaborazione, la prima volta è andata bene, molto bene. Siamo felici di poter partecipare una seconda volta, perché laddove c'è solidarietà noi ripetiamo sempre che non ci tiriamo mai indietro, quindi siamo sempre sul pezzo. Il momento clou della giornata, le testimonianze dei diretti interessati, storie raccontate senza tristezza ma con la consapevole serenità di avere una responsabilità spesso troppo grande che andrebbe maggiormente condivisa e compresa da chi sta dall'altra parte, il mondo della scuola o del lavoro ad esempio, ma anche quello delle relazioni sociali, quantomeno per il conforto di non sentirsi diversi ed emarginati, ma di poter raccontare su una forza in più, la solidarietà. Sulla spinta proprio del professor Lombardi, nel 2013 a Tricesta si diede da fare in qualche modo per aprire questo sportello regionale delle malattie rare. Allora, dottor Lombardi, perché è importante uno sportello così? Ma uno sportello regionale per le malattie rare è estremamente importante
per venire, secondo me, prima di tutto incontro alle esigenze dei pazienti che andavano girando disperatamente verso il centro più vicino o quantomeno il meno lontano, con le difficoltà di assistenza che c'erano. Ecco, uno sportello regionale significa, avere uno sportello regionale significa contribuire a mantenere le fila fra le quattro province abruzzesi e consentire ai pazienti di essere non più dirottati ma direttamente verso condizioni di rispetto del loro problema prima di tutto. Anche perché si potrebbe creare una certa confusione rispetto ad esempio a quelle che sono, insomma, le competenze di determinate istituzioni, pensiamo al mondo della scuola ma anche al mondo del lavoro, e invece a quelle che sono le esigenze di questi genitori che in qualche modo devono combattere dalla mattina alla sera con questa situazione. Sì, ma infatti io penso, guardi, lo dirò anche dopo nel mio intervento, che c'è un tessuto sociale che è estremamente importante che funzioni. Siamo tutti quanti noi che dobbiamo intervenire in questo senso, perché proprio per evitare questa confusione, perché la scienza ha lo scopo di migliorare la qualità della vita organica, ma la qualità dei rapporti sociali, qualcun altro ci deve pensare, quel qualcun altro siamo tutti noi, e quindi dobbiamo dare una mano a che certe barriere vengano superate, barriere che sono vere e proprie barriere architettoniche a volte.